Carmela Del Prete, la mamma di Gloria, benvenuta qui in studio. Sua figlia le assomigliava moltissimo. Con lei c'è Don Ermanno D'Onofrio, che conosceva Gloria da tantissimi anni, no? Ne ha seguito... Da 6-7, sì. Da quando? Da 6-7 anni. Da 6-7 anni, ecco. Ha seguito tanti momenti della vita di sua figlia, che ha voluto moltissimo questi bambini, che adesso hanno 3-5 anni, e è stato il bambino di 5 anni a dare la testimonianza decisiva, a dire: mia mamma è stata uccisa da queste persone. Adesso ci sarà il processo, però quello che ha detto suo nipote è importantissimo. Adesso lei non si dà pace, perché dice: ma io non mi sono accorta, non mi sono accorta, non mi sono accorta, perché sua figlia aveva dei lividi addosso. Sì. E io quando andavo a casa sua la vedevo sempre piena di lividi, addosso, le braccia, le gambe, in testa. E io mi sempre domandato, cioè dico: Gloria, cosa è successo? Cioè dico: dimmi la verità. E lei mi diceva: no mamma, sono caduta, ho sbattuto per terra. Però io, cioè, non ci ho mai creduto, perché una persona che dà una botta a una finestra si può fare un livido, cioè poi magari passa. Ma quelle non erano, quelle erano proprio botte. Cioè mia figlia la massacravano dalla mattina alla sera. Poi quindi lei ha avuto il sospetto che sì, stessero picchiando sì, sua figlia? E io sono uscita parecchie volte a parlare con lei, a farmi dare delle spiegazioni. Però mia figlia, cioè, non mi ha mai detto la verità, anche perché c'era sempre presente la zia, quindi non abbiamo avuto mai modo di parlare insieme, di ragionare, di mai. Lei mi e negava... lei era andata a vivere con, sì, con questa parente. Cugina, sì. Si è anche sposata con quest'uomo, sì, dicono sì, che questo matrimonio era stato fatto, costretto sì, a questo, sì, a è questo matrimonio. È stata costretta a questo matrimonio? Sì, non è stato un matrimonio di amore. L'hanno costretta perché lui doveva prendere la cittadinanza italiana, quindi hanno costretto mia figlia a sposarsi con questo ragazzo, cose che Gloria non, diciamo, non voleva. Lei sapeva che era stata costretta? Io, allora, diciamo, non l'ho saputo subito, l'ho saputo dopo un po' che Gloria si era sposata con questo, con questo qua. Sì, perché non mi avevano detto niente, mi avevano tenuto sempre tutto di nascosto. Non le avevano detto che sua figlia si era sposata? No, io l'ho saputo dopo un po'. Sua figlia probabilmente era terrorizzata, temeva la sì, reazione di queste persone, sì, è chiaro. Lei era balanciata da queste persone, quelle che gli dicevano lei faceva. E poi anche, diciamo, per i bambini, lei aveva paura per Manuele e per Gabriele. Lei li voleva proteggere perché loro la minacciavano. Allora lei... Minacciavano di colpire i figli? Sì, 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 perché dici... Cioè lei aveva paura che le ammazzavano anche i figli. Allora lei faceva tutto ciò che loro gli dicevano. Lei sapeva che sua figlia era costretta a vendersi? Era costretta no, a prostituirsi? Io sapevo che lei andava in un negozio a lavorare a Anzio, perché avevano un negozio di frutta, e io sapevo che lei andava là a lavorare. E infatti certe volte, cioè, diciamo, la chiamavo per affermarmi che lei stava là, e invece io, invece di parlare con mia figlia, io parlavo sempre, diciamo, con questa mia cugina, e non ho mai parlato con Gloria. Poi... Lei si fidava di questa cugina? Sì. Cioè, sì, da una parte mi sono infilata, perché lei mi diceva che Gloria stava con lei, dice: meno male, abbiamo messo Gloria a lavorare, cioè, insomma, sta bene. Invece Gloria era costretta invece... a vendersi, Gloria è stata costretta a sposarsi, sì, a quanto sembra. Sì. Gloria viveva nel terrore che facessero del male a lei e ai suoi figli. Sì, adesso questi bambini, 3-5 anni, sì, che hanno visto la madre morire in auto, picchiata, morire così... In quel modo, oltretutto, sono in una struttura protetta, probabilmente in questo momento è la cosa migliore, visto quello che è seguita da persone esperte, eccetera. Certo. Però lei dice che questi bambini vengano con me, perché certo, io sono una nonna e mi sento pronta ad accudirli. Tra poco torno su questo. Lei, al di là del segreto naturalmente, no, che confidenze ha avuto da Gloria in quegli anni terribili, in questi ultimi anni terribili? Ecco, io ho conosciuto Gloria prima, cioè Gloria quando aveva circa 17 anni, insieme alla mamma Carmela, veniva
nella nostra Ollus, il Giardino delle Rose Blu, una fondazione che aiuta, quindi loro venivano a chiedere aiuto, ma poi sono venute per 4-5 anni, quindi l'ultimo anno e mezzo, cioè quando Gloria è scomparsa, perché per me era scomparsa, io non ho avuto contatti nell'ultimo anno e mezzo. Invece per 5 anni lei frequentava assiduamente la nostra associazione, quindi ho conosciuto... Chiedeva aiuto per i bambini? Ecco, chiedeva aiuto per i bambini, ho conosciuto la Gloria che si vede, ecco, nelle fotografie che state mandando, una Gloria timida, una Gloria riservata, una Gloria in attesa del figlio che insieme, ecco, alla mamma veniva, Don Ermanno, dico, ai pannolini, ai vestitini, quindi con attenzione preparavano questo corredo. Ho curato insieme a loro il battesimo dei bimbi, ecco, una Gloria semplice, cioè, anche per me è stato un fulmine a ciel sereno scoprire tutto questo. Cioè... Gloria era chiusa dentro un appartamento, di lì usciva sostanzialmente solo per essere messa sulla strada, sì. Per essere messa sulla strada, ecco, questa era la situazione. Lei tentava di ribellarsi, quando ha tentato ancora una volta di ribellarsi è finita in questo modo. Questo sta dicendo l'inchiesta, avete sentito, sì. Questa poliziotta come è partecipe di tutto quello che è accaduto. Sentiamo le amiche di sua figlia, le amiche di Gloria, come la raccontano. Lucilla Masucci. Queste sono le foto di Gloria che giocava qui sotto con noi. Con i pantaloncini giocava, rideva, scherzava con tutti. Molto allegra. Era una bambina con dei bimbi, giocava pure lei. Bambini. Cresceva insieme a loro alla fine. Questo è quando era incinta del primo figlio. I suoi figli erano proprio la forza sua. Invece tranquilla, senza trucco, senza niente. Lei si vestiva molto come un maschiaccio, no? Era sempre un maschiaccio, diciamo. A giocare, a correre con la palla, sempre lei stava così. Mai mi vista truccata Gloria, solo da quando stava con loro. Loro sono la zia Loide, suo marito Saad, egiziano, e il marito di Gloria, egiziano pure lui. Da quando Gloria va a vivere con loro, diventa un'altra. Truccata, coi tacchi, minigonna, tutte... C'era cambiata completamente. Non era Gloria. Lei era veramente una bambina, alla fine veramente una bambina era ancora. Il trucco non è l'unico cambiamento di Gloria. Non veniva più. Non veniva più qua, rifiutava totalmente vedere le persone, rifiutava portare i bambini. Pure se tu la incontravi per la strada, lei abbassava la testa, non ti salutava perché... L'avevano isolata, sicuramente. Isolata? Ma perché? Che cos'è che Gloria non può raccontare alle sue amiche? Ma lei una volta soltanto è venuta, c'aveva l'occhio nero. Lei rispondeva sempre, no niente, mi sono colpita, no niente, sono caduta, no niente. Era sempre un no niente. Non ha mai detto la verità. Non parla Gloria, non dice quello che non si può dire. Altri parlano per lei. Io ho sentito dai vicini, da là dal palazzo, che la menava in mezzo alla strada e lei diceva non voglio andare, non voglio andare, la menava, non di continuo e andava. E i bambini pure si facevano sotto per paura, per lei. Io Gloria alla camera mortuaria l'ho vista come era picchiata, si vedeva sul corpo con tutto il trucco. Aveva dei tagli sulla faccia, era tutta nera era. E non c'era rimasta più, Gloria era in carne, Gloria stava bene. Noi l'abbiamo vista, che quanti chili aveva, non lo so, 30 chili, 40 chili, non lo so manco quanto aveva, non c'era niente più. Ma a chi hanno menato, io voglio sapere, a chi, a una persona che non c'era proprio più. Vergogna proprio, vergogna. Secondo te si poteva salvare? Un po' sì. Se lei parlava, sì. Lei perché non ha denunciato? Perché c'aveva paura per i bambini. Che lei gli potevi toccare tutto, ma non i bambini. Gloria non denunciava perché aveva paura per i bambini, quello che lei diceva prima, sì. Temeva la vendetta trasversale. Lei come madre che cosa la tormenta di tutto quello che è accaduto? Forse a parte, vabbè, denunciare, la che cosa? Sì. A parte, vabbè, la rabbia, perché... Io potevo fare qualcosa per mia figlia, però non ho potuto fare niente. Perché, a parte perché lei non ci ha fatto aiutare. E poi, a parte che me, anche mi minacciavano. Minacciavano anche lei? Sì, più delle volte, perché dicevano se io dicevo qualcosa, cioè diciamo le prendevo pure io. E io... Cioè io delle volte me le faccio una colpa di questo, perché ho detto io per Gloria non ho potuto fare niente. E
Oddio, scusate. Aveva paura anche lei, sì. Sì. Perché queste persone incutevano paura? Sì, che cosa dicevano? Mi dicevano sempre: tu non comandi niente, tua figlia sta bene, tu non hai né voce né capitolo. Quindi io non, cioè non, io ero arrivato a un punto che non potevo neanche più parlare. Niente. Don Ermanno, ma lei non sono arrivate voci sul destino che stava vivendo Gloria? Nessuno le ha detto che si sta prostituendo, la tengono segregata. E questa è la cosa assurda, proprio non il gli silenzio. Non gli hanno mai detto nulla. Anche le cose che la mamma sta dicendo è soltanto dopo che è successo tutto che ha avuto il coraggio di dirlo. Io andavo, quando non ho visto Gloria per un anno venire, sono andato diverse volte e la versione è che Gloria lavorava alla frutta e verdura ad Anzio, tornava la sera e la mamma la domenica andava a trovarla, quindi è tutto dopo l'accaduto quello che si sta scoprendo. Ripeto, un qualcosa di incredibile. Io stento ancora a crederci perché la Gloria che ho conosciuto, che ho visto, era completamente un'altra persona. Ma tutto questo nell'arco di quanto tempo? Un anno. Un anno, tutto questo. Allora, Lucilla Masucci è lì sulla strada statale dei Monti Lepini, dove Gloria è stata uccisa, è con il capitano Margherita Anzini, che è il comandante della compagnia dei Carabinieri. Abbiamo visto anche prima nel servizio, Gloria è stata costretta a sposarsi per il permesso di soggiorno di questa persona, Lucilla, questo è quello che è emerso? Sì, esattamente, ma sono qui con il comandante Margherita Anzini, il comandante dei Carabinieri, e ne sento tutta la rabbia durante queste testimonianze. Abbiamo chiesto alle amiche se Gloria poteva essere salvata. La faccio a lei questa domanda. Gloria poteva essere salvata, comandante? Certamente, se Gloria avesse denunciato o se qualcuno avesse dato il giusto significato, la gravità di quello che ha coinvolto Gloria, probabilmente lei ancora sarebbe in vita. Questa è la rabbia, Marco, di arrivare sempre un attimo troppo tardi. E in questa indagine il capitano, che è una donna, ci ha messo tutta la sua esperienza, ma anche il cuore, giusto, capitano? Sì, in qualità di ufficiale dei Carabinieri è normale che noi perseguiamo i reati tutti allo stesso modo, con la stessa professionalità, ma è indubbio che una storia così triste, ma allo stesso tempo anche così crudele, mi abbia turbato di più in qualità di donna e in qualità di persona che crede molto anche nel valore della famiglia. E io approfitto di questa opportunità che oggi mi date per ricordare a tutti che la violenza, e in questo caso la violenza brutale sulle donne, è una violenza domestica che si consuma all'interno delle mura familiari, non è un fatto isolato, ma è un fatto che riguarda tutti, soprattutto tutti coloro che sanno, e chissà deve dare sostegno alla vittima, anche semplicemente aiutandola a riconoscere la violenza, perché soltanto riconoscendola la si può combattere. E le donne che sono vittime, grazie, di questi episodi brutali di violenza devono denunciare, assolutamente. Grazie capitano, grazie Lucilla Masucci. Allora, l'aveva riconosciuta sua figlia la violenza, per questo si era ribellata e gliel'hanno fatta pagare con la vita di fronte ai bambini. Questo è quello che è successo. Lei si sente adesso di avere affidati questi bambini? Se la sente? Certo me la sento, sono i miei nipoti. I miei nipoti hanno perso già una mamma e non devono perdere né una nonna, lo zio che è mio figlio, perché ce l'hanno l'affetto. Cioè la nostra famiglia siamo noi. Noi non vogliamo che vanno in affidamento a un'altra famiglia, perché la famiglia ce l'hanno e noi li aspettiamo a casa. E tra non la... li vogliamo a casa. Ce la fa, signora, ce la fa. Io i miei nipoti li ho cresciuti io da piccolini, quindi a me mi chiamavano anche mamma. Cioè li ho fatti grandi, quindi per me come se erano i miei figli. Io... cioè come non ce la faccio? Io sto a casa, lavorare, lavoro. Certo non ho un lavoro fisso per il momento, però lavoro. Non mi manca niente, faccio sacrifici come ho sempre fatto. E voglio che i miei nipoti vengano a casa con noi. E poi c'è Don Ermanno, no, certo, Carmela? Don Ermanno una mano, certo, me la dà. Anche oh no, Don Ermanno che sta facendo tanto. Abbiamo presentato al Tribunale per i minorenni
una lettera in cui la nostra fondazione dà pieno supporto attraverso, ecco, un sostegno pomeridiano eventuale ai bambini. Noi abbiamo un doposcuola con bambini, anche per tutto l'aspetto psicologico. In più abbiamo aperto anche un fondo di raccolta per questi bambini, e quindi, ecco, l'avvocato della signora ha presentato proprio stamattina la richiesta di affidamento al tribunale, e a fine ottobre ci sarà diciamo il tribunale per i minorenni che darà la loro sentenza. Quindi noi ci auguriamo che i bambini possano essere dati alla nonna. Conosco l'ambiente, ho visto la nonna crescerli insieme a Gloria, erano insieme che venivano, ed era bellissimo quando questi bimbi, è come se avessero due mamme, perché, ecco, una nonna giovane, no, che può prendersi cura di loro. Adesso chi deve decidere deciderà, ma certo queste parole sono importanti, la sua grande voglia di restituire un po' di serenità a questi bambini lo è ancora di più. Seguiremo la vostra vicenda. Grazie Carmela, grazie a voi. E grazie a Don-